senza sosta, quindi va qui e poi là, trascorre la propria vita su circa 60 km di lunghezza, 30 di larghezza, e cammina, senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato. Quello che si sa di lui lo si deve a un libro. Se avessimo un orecchio un po' più fine, potremmo fare bene con il libro e ricevere le notizie di lui ascoltando il canto dei canali di sabbia sollevati dai suoi piedi a morire. Nulla si riprende dal suo passaggio, e il suo passaggio non conosce più. Sono da breve un quarto a scrivere sui lui. Quando scrivono, hanno 60 anni di ritardo sull'evento del suo passaggio. Noi ne abbiamo molti di più, 2000. Tutto quanto può essere detto su quest'uomo è in ritardo rispetto a lui. Conserva una falcata di vantaggio e la sua parola è come lui, incessantemente in movimento, senza fine del movimento di dare tutto di se stessa. 2000 anni dopo di lui è come 60. È appena passato e i giardini di Israele fremono ancora per il suo passaggio, come dopo una bomba. Onde infuocati di un soffio. Se ne va a capo scoperto. La morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che gli spera, che la morte è nulla più di un momento di sabbia, che vivere è come il suo cammino, senza fine. L'umano che va così, a capo scoperto, nella ricerca mai interrotta di chi è più grande. E il primo venuto è più grande di noi, è una delle cose che dice quest'uomo. E l'unica cosa che cerca di inculcare nelle nostre teste greche, il primo venuto è più grande di noi. Bisogna scandire ogni parola di questa frase e masticarla, La verità la si mangia. Vedere l'altro nella sua novità di subito, nella bellezza perduta dei suoi giorni, guardando nel movimento del venire, nella fiducia in questa vita. E quando si sfianca a dirci l'uomo che cammina, non guardatevi, guardate il primo venuto, e basterà, e dovrebbe bastare. Va diritto alla porta dell'umano, aspetta che questa porta si apra. La porta del mare è il volto, vedere faccia a faccia, da solo a solo, uno a uno. Nei campi di concentramento, i nazisti proibivano ai deportati di guardarli negli occhi, sotto pena di morte immediata. Colui di cui non accorgo più il volto, e per accogliere bisogna che io lavo il mio volto da qualsiasi residuo di potenza, quello io lo svuoto della sua umanità. E me ne svuoto io stesso. Thank you.
è ebreo da parte di madre. Eternamente ebreo, per quel suo modo di andare ovunque senza trovare da nessuna parte un rifugio. Meravigliosamente ebreo, per quel suo modo infantile per gli indovinelli. Come un uccello che con il canto vola interrogativo e per tutta risposta riceve una pietra, e canta ancora, anche morto canta, ancora, anche molto tempo dopo che la vita che l'ha ucciso è tornata feriata. Polvere, meno di polvere, silenzio, meno di silenzio, nulla. E sempre permane questa vibrazione del canto puro, nel nulla manifesto del mondo. La morte è economa, la vita è prodiga. Lui parla solo della vita, con parole a lei proprie, coglie dei pezzi di terra. Li raduna nella sua parola e il cielo appare. Un cielo lunare che volano, agnelli che danzano e pesci che ardono. Un cielo impraticabile, popolato di prostitute, di folli e di festaioli. Di bambini che scoppiano le risate e di donne che non tornano più a casa. Tutto un mondo dimenticato dal mondo e festeggiato là, subito, adesso, sulla terra, come il cielo. È pesantezza delle società mercantili, e tutte le società sono mercantili, tutte hanno qualcosa da vendere, concepire la gente come cose, distinguere le cose in base alla loro rarità e gli uomini in base alla loro potenza. Lui ha quel cuore di bambino che nulla sa di distinzioni. Il virtuoso e la canaglia, il mendicante e il principe, a tutti si rivolge con la stessa voce solare, come se non ci fosse né virtuoso né canaglia, né mendicante né principe, ma solo, ogni volta, due esseri viventi, faccia a faccia, e in mezzo ai due la parola che va, che viene. Ciò che dice è illuminato da venti poveri. Prendete, ascoltate, venite, partite, ricevete, andate. Ignote quelle parole mezze velate, mezze consegnate, la cui oscurità permette ai potenti di consolidare la loro potenza. Non parla per attirare su di sé un briciolo d'amore. Quello che vuole non per sé lo vuole. Quello che vuole è che noi ci sopportiamo nel vivere insieme. Non dice amatemi, dice amatevi. Un abisso tra queste due parole. Lui è da un lato dell'abisso e noi stiamo dall'altro. E forse l'unico uomo che abbia mai davvero parlato, spezzato i legami della parola e della seduzione, dell'amore e del lamento. È un uomo che va dalla lode alla disaffezione e dalla disaffezione alla morte. Sempre andando, camminando sempre. Non fa più differenza una virtù. Un giorno brilla, l'altro giorno piange. Percorre l'intero registro dell'umano, l'ampia gamma emotiva, così radicalmente uomo da raggiungere Dio attraverso le radici. E tenero duro, spezza, brucia e conforta. La bontà è in lui con una materia chimicamente pura, un diamante. Il suo spirito è leggermente assente. E questa inizia d'assenza è la sostanza del suo essere attento a tutto, preso in causa di desideri, di richieste, stretto da una folla che si contiene i suoi favori, come i passeri si tuffano a nuvolo sull'unico pezzetto di pane, distingue lentamente il fruscio di una sola mano sul lembo del suo mantello, si volta lentamente e chiede chi l'ha toccato, chi gli ha sottratto una parte della sua forza. La lama. Sì, naturalmente è una donna. Perché le donne hanno saputo subito conoscere in lui la più grande intelligenza vivente, l'intelligenza del dono, perché le donne non si ingannano sulla luce che emana da lui. È la stessa che esce da loro per inondare la carne dei loro figli. La lava per amore è quella che indubbiamente le ha inteso meglio. Prendete quello che vi do, ve lo do senza condizioni, e siccome è per loro assolutamente, cioè assolutamente per tutti, ciò che si condivide si moltiplica.
orgoglio sarebbe di dire la verità, ce l'ho, la possiedo, l'ho messa nello scrigno di una formula. La verità non è niente, ma una presenza. Nulla è presente, fuorché l'amore, la verità. È meglio per il suo respiro, per la sua voce, per il suo modo amorevole di contraddire le leggi di gravità, senza farci caso. Sente solo quando c'è un po' di umore, di potenza. L'amore è un re.
la sua veduta si ricorda di lui. Questo qualcosa è la bellezza sulla terra. La bellezza del visibile è composta dall'invisibile freddo degli atomi spostati dal suo corpo in cammino. Proviene da una famiglia in cui si lavora in legno. Lui lavora in cuori, diversi e più duri del legno. Alcuni si associano al suo lavoro, con fatica di forma, ai principi di una nuova economia. Non si fa nulla in sé, si va dall'unico all'unico. Non si vede, si regala. Parla spesso di suo padre. Un adulto che parla di suo padre è un uomo che riscalda un'ombra. Con lui è diverso. Da come ne parla si vede che suo padre non appartiene al passato, ma al futuro. Suo padre ha una voce che incolpisce bestie e uomini. Il padre ha una reputazione da temporale. Il figlio viene accalmato, da domesticato. Dice, vedete, mio padre è come un uomo che aveva due figli, uno tranquillo e uno matto, che ha avuto subito la sua parte di eredità e se ne spese in vini, donne e divertimenti di ogni tipo. Poi ha avuto fame il matto, non aveva più niente in tasca ed è tornato a casa rosso di vergogna. Si è nascosto in un angolo e si è messo a mangiare con le bestie. Il padre, quando l'ha scoperto, l'ha abbracciato, l'ha portato alla luce del sole e ha deciso di fare una grande festa per tutti. L'altro figlio ha cominciato a recriminare. Questo sistema non gli piaceva, tutte quelle spese in una volta. E per chi poi? Per un ingrato, un fannullone? A cosa serve essere avveduto, comodo e fedele? A cosa serve? Vedeva, cantava, rideva. Quel prove non li ha neanche sentito. Era un tipo non particolare. Sentiva solo la gioia. Per il resto era solo. Di sua madre non parla mai. È ovunque lui. È un contadinello, poco più che adolescente. E sul suo volto, che ha riaperto per la prima volta gli occhi, questa prima volta rimane per lui, come per ogni essere umano, incisa nel più profondo della carne, incancellabile. In campagna si dice di un bambino che ha preso più da suo padre o più da sua madre. Lui ha preso da sua madre l'ampiezza dello sguardo e la dolcezza conservata anche nelle parole di lui. Lei lo vede morire. Nulla di peggio può capitare a una madre. Non ci sono parole per un dolore simile. Non c'è parola in nessuna lingua per ciò che ci scappa vivi alla nostra vita. Ci sono solo le sue parole che sono più che parole. Thank you.
Che da una parola folle e una parola vana